Finalmente tornato con questo nuovo speciale da Mega Ninja con questo speciale video, se affrontiamo il What If di Ginyu. Poi Goku o Ginyu? Che come sapete è uno dei tizi più strani della... i membri della squadra Ginyu. Su Planet Namek si scatena una violenta battaglia per le sfere di Draco. Agli ordini di Freezer, i 5 guerrieri si affrontano. Un gruppo di essere scelti nel messo intero, la temibile squadra Ginyu. Ottanto Ginyu però è rimasto a far affrontare Goku. Ha inizio una lotta tra Goku e Ginyu per le sfere di Draco. Mi dispiace se sei costretto a rifarlo, ma devo ucciderti. Nessuno può uccidermi! Combattere con questo tipo dopo tutto può essere interessante. Finalmente una possibilità per mostrare il mio vero potere. Quindi siamo a battere il proprio Goku. Io penso che si possa essere adesso. Ok, vedi che sarà facile all'inizio. Cioè vuoi mettere G, cioè tra tanti personaggi che ci sono metto Ginyu e What If. Ok, abbiamo già finito la battaglia. Tu hai dei poteri nascosti, non pensavo che li avevi notato. L'hai scoperto? Lo so, è una forza stupefacente. Mi piace il tuo corpo potente. Cambio! Ecco, l'abbiamo visto. Ginyu scambia il colpo con il mio. Devo scambiare il tuo colpo con il tuo, il mio colpo con il tuo. Cosa succede? Lo scambio di colpo con il tuo Ginyu la stessa del colpo con il tuo. Vede Draco vengono nascosti in un grande ruolo della nostra ginghiera. Sto per comprare le sue servizette. Ma le sfide di Draco non sono state costruite. Cosa è successo? Draco, ce l'hai fatta! L'hai presa tu, no? Oh, poi Ginyu ha già preso che come sappiamo voi deve abituarsi proprio al corpo nuovo, al new body. Praticamente a livello facile è una cazzata sto What If. Per il momento però, anche senza l'uso dei poteri di Goku è comunque in grado di sconfiggere il Krillin. Non pensavo che quel piccoletto fosse così forte. Ho bisogno di ricorrere ai poteri nascosti di Goku. Ehi, Ginyu, perché non combatti con me? Cosa? Ginyu bene, allora quello. Ginyu viene un nuovo verso la sfida di Vegeta, che si porta tempo di scambiare colpo. Era scambiare.
Cambio. Prova. Gini deve entrare da lui. Gini mette piede sulla terra. Adesso non la scena 3. Cosa mi hai fatto con le sue? Cosa succede? Combattimento da Goku e Fuse uno che collassa sul pianeta. No, no. Ginyu riesce malapena a salvare Freezer e a fuggire dal pianeta ormai condannato. Un anno dopo. Goku e Freezer mettono piede sul pianeta Terra. Così questa è la Terra, non male come pianeta direi. Ginyu trova immediatamente le sfere del drago. Raccoglile tutto e sette e portale qui. Dovrebbe essere semplice. Freezer, qualcuno si sta avvicinando. Mi chiedo cosa vogliono i terroristi. Sono venuto per ucciderti. Quanta ignoranza. Ginyu, distruggilo. Sì signore, lasciano pure a me, ma voglio guardare. Sono lunghi, penso di iniziare a fare questo cosa tra. Hello. C'è ancora livello 1. What if di Ginyu è fatto apposta per essere facile per ora? E poi privo di senso sto What if. Cioè Ginyu che sconfisce Trunks. Cosa succede? Maledizione, può segnare questa medicina di futuro. Ben fatto, Ginyu. Sapevo che c'era un motivo di salvare. È un onore se mi difesa. Ginyu che sconfigge Trunks. Dopo le follie di Dragon Ball Z Super Sonic Warriors. Cosa? Frieza, se ne è un altro. E Vegeta? Frieza, sei ancora vivo. Combatti contro di lui. E Vegeta, nonostante la tua mala esperienza, tu puoi ancora portarti a me e non lasciare neanche lo sai in vita. Polizza, non ti preoccupare, questo lo sistemerò io. Stai indietro di me. E mi fatto. Io combatto solo con Frieza. Sei coraggioso, Pippo. Sei coraggioso, piccolo. Mossimo. Però credo che il grande valore non dire che sono già che non siete più. Sono ammassato. Ok, faccio quest'ultima battaglia per si sta un po' sussando. Cioè livello 1. Questo What If è fatto apposta per sussare. Cioè di questo passo lo finisco in pochi secondi, sto attimo. Via. Sei finito, Flipper. Sei finito, Vegeta. Sono andato. Sto andando, Frieza. Lascia tutto nelle tue mani, ti aspetto noi alla nave spaziale. Sì signore, la lasci pure a me. Ok. Fluvi tutto facile. Cioè, qua. Tanti personaggi fuori. Cosa? Rivelatore di Ginyu il rivelatore di Ginyu ha capitato un sogno che piaceva molto.
Goku, ti aspettavo, Goku glielo vedo subito le sfere d'acqua con l'ora del cucchiaino. Si tratta di Krillin, per curare Goku, quindi Goku le sfere d'acqua. Ah! Oh, non pensavo fossi tu, il rifiuto del Planet Fire. Sei ancora vivo? Tu, sei Jimmy, io credo che fossi morto. Andavo così di fretta che avevo notato la presenza di qualcuno. Haha, ho capito. Quella cosa che era il rado metteva le sfere d'acqua, giusto? Sei sbagliato. Haha, se me lo consegni senza storia, se me lo consegni senza soldi, ti risparmio la vita. No, no, chi potrebbe mai dare qualcosa? Non mi posso fare. Se partito da qua, penso che inizio a dire la risposta, no? Perché cacchia parla. Cioè, livello 1. Quanti si fatto apposta per essere facile? Oggi io proprio il re dell'universo. Oh, lode a Capitano Jimmy. Vai, sparamo le palline. Via. Fatta pure il perfect. Bel tentativo, ma tu sei nulla dinanzi a me, non mi radar. Fermo, ridammelo! Dannazione, ridammelo! Dannazione alla Snake, vero? Con questo radar posso trovare le sfere del drago e sarò un giorno. Dopo aver preso le sfere del drago, sarò con le sfere del drago. Ebbene, questo, vabbè, questa parte è uno di questi fatti di genio. Siamo già fatti un paio di risate. Ok ragazzi, alla prossima. Poi ci vediamo la parte 2 del What If di Gigi.